Sì, aspetta che tolgo, devo togliere sì. Le tolgo o no? No, no, per, si stanno perché va. Io lo sto continuando lo streaming, devo intervistare te. Sì. Lo continuo. Come vuoi? Lua. Fa niente. Ah, il microfono. Sì, sì. La mia vita precedente così con suonico per i concerti. Qualcosa di divertente. Sì. Allora, se volete spingere le sedie, ok. Una proposta che verrà messa in discussione, ovviamente raccogliendo nel caso di Milano 15.000 firme, che verrà messo in discussione e dopodiché una volta approvata, se i cittadini vinceranno, verrà attuata dagli uffici. Ora questo non funziona perché una volta approvato i referendum, come adesso abbiamo nel Comune di Milano, sono consultivi, anche se i cittadini vincono, raccolgono le firme, fanno tutta la campagna, ovviamente un dispendio di energia enorme, poi l'amministrazione e la politica può comunque invalidarlo, dire no, non lo facciamo, faccio solo questa parte. Questo ovviamente non è più accettabile nel 2013 come rispetto della volontà popolare. Su quali temi si possono fare? I temi sono tutti quelli che nel nostro caso riguardano la vita cittadina, i trasporti, l'utilizzo del territorio. Ci sono ovviamente dei limiti di legge che sono in questo momento i tributi, il bilancio generale, il piano di governo del territorio e altri elementi proprio previsti esclusi dalla legge. Per esempio i tributi, le tasse, una cosa sensata è ok, i cittadini non devono votare sulle tasse perché automaticamente se le ridurrebbero. In realtà in Svizzera in alcuni casi non è stato così, anzi ha dimostrato che il referendum porta i cittadini ad aumentarsi le tasse ma finalizzate a specifici progetti. Questa è una delle cose che noi non ci aspetteremo mai, per esempio, però può succedere, anzi è successo più spesso che i cittadini andassero ad aumentarsi le tasse per finanziare specifici progetti. Perché avete scelto Milano come trampolino per una forte percentuale rispetto al problema del Movimento 5 Stelle e non una città in cui siete più forti come Parma? Motivo, io ci sono ormai eletto da 2 anni, quindi a parte essere appassionato dell'argomento mi sono messo insieme a degli altri attivisti a scrivere proprio la delibera. Poi l'atteggiamento del movimento a crowd, fare rete, quindi se qui funziona tutti i comuni che vorranno lo copieranno e da domani noi pubblicheremo il testo della delibera su internet in formato aperto, in modo da permettere che qualunque consigliere o qualunque gruppo di cittadini possa di fatto consegnarlo nella propria città, ovviamente riparametrandolo ai numeri dei comuni più piccoli, se sono più piccoli e più grandi. Quindi l'atteggiamento è avere proposte che funzionano e copiarsi la vicenda, non ci interessa se sia Milano o un comune microscopico a proporlo, proprio se funziona ovviamente lo copiamo. Milano sarà interessante proprio perché come partecipazione c'è stata richiesta, dare uno strumento che funziona sarà un incentivo a tutto l'associazionismo che a Milano è molto forte di avere uno strumento per fare politica senza passare attraverso i partiti. Sappiamo benissimo quanto è frustrante per un'associazione dover partecipare alle riunioni con i partiti, cercare di convincerli informalmente all'oscuro. Con questo modo si fa una proposta, se è sensata l'amministrazione ovviamente si potrà esprimere e magari farla sua prima di andare al referendum, oppure no. E soprattutto i cittadini, nel caso l'amministrazione andrà a fare una spesa sbagliata, una scelta sbagliata, i cittadini con un referendum abrogativo vincolante potranno bloccare questo, che è una cosa che non è mai successa in Italia, è sempre stata girata. Quindi proviamo. Ho una cosa, sì. Dopo facciamo
a Palazzo Marino, dopo quello che è successo a Boeri, ho notato che tu hai parlato e hai sostanzialmente detto così non va bene, oltre a dire a Boeri, magari se vuoi fare politica con noi, noi abbiamo le porte aperte. Cos'è che non va bene? Cos'è che vuoi che cambi Pisapia, anche in virtù del 25% a livello nazionale? Ok, no, beh, su Boeri porte aperte è orientato ovviamente a tutti i cittadini, non è che lui abbia meriti migliori. Come qualunque cittadino, se ha delle competenze, dei progetti, può fare politica attiva col movimento, consegnando un progetto. Quello per valido per Boeri, per qualunque cittadino, il presidente, chiunque può fare politica come cittadinanza attiva. Come cambiamento non va perché purtroppo, a differenza del programma elettorale dove si era detto partecipazione, le nomine fatte con curriculum alla mano, consultazioni, nuovi strumenti informatici per conoscere chi andiamo a scegliere, e cosa è successo? Hanno tolto degli assessori e ne hanno sostituiti con altri senza dire nulla ai cittadini, senza condividere le motivazioni per cui sono stati tolti e soprattutto senza condividere i curriculum e le competenze in base al quale hanno scelto queste nuove persone. Qui bisogna cambiare il proprio atteggiamento. Tu hai detto, abbiamo preso il 25 a livello nazionale e io ho le delibere bloccate. Bisogna darsi una svegliata. Ho letto lì è un invito proprio, cioè è un suggerimento. Io se fossi nella giunta e gliel'ho dato il giorno dopo le elezioni, inizierei a ripensare anche alle emozioni simboliche, perché ci sono progetti come questo organici, ma anche provvedimenti simbolici come i biglietti delle partite dello stadio, che poi simbolico da una parte, 14.000 all'anno sono centinaia di migliaia di euro, quindi anche quello è da tenere in conto. O i pass ai consiglieri per le ZTL e le corse di traffico limitato. Settimana prossima ci sarà la votazione del piano generale del traffico urbano, noi collegheremo una mozione finalizzata a togliere i pass per le corsie preferenziali ai politici e a una serie di soggetti che in questo momento ce l'hanno senza motivo. Perché un consigliere deve passare con la propria auto privata sulla corsia dei mezzi di soccorso e dei mezzi pubblici? Non c'è alcun senso. Sono cose piccole che però in questo momento potrebbero salvare l'immagine dei partiti. Se anche a questo giro non la capiscono, cioè verranno spazzati via, ma non, cioè, di messaggi ne hanno avuti a questo punto. Okay, a posto. Che impressione ti ha fatto vedere Beppe Grillo che varca il portone? Non l'ho ancora visto, ero qua, non l'ho ancora visto, no, sicuramente fa piacere comunque, anche questo è, considerando tutta la storia, prima di candidarci come cittadini in politica abbiamo provato ad utilizzare gli strumenti di democrazia diretta con i V-Day, con i referendum, con le leggi di iniziativa popolare. Non ci hanno mai ascoltato, anzi li ha messi nei cassetti, ci hanno sfidato, beh fate un partito, vedremo quanti voti prendete, ed eccoci qua da Napolitano, quindi vabbè, è una soddisfazione. Il fatto che si chiedano poltrone non rischia di rappresentare un po' una, come dire, deterioramento rispetto al messaggio del Movimento 5 Stelle, no? Ma il messaggio è, e soprattutto nelle votazioni, sempre quello. Noi facciamo dei candidati come cittadini, di quelli che crediamo siano validi, ovviamente, come competenze tutto. Poi le votazioni ovviamente sanciranno questo. L'ottica è quella di scegliere le persone migliori. In questo caso è chiaro che teniamo a una rappresentanza civica, di cittadini che non hanno mai fatto politica, che non sono arrivati in Parlamento perché hanno fatto la vita di sezione o hanno fatto compromessi con i partiti. Sappiamo benissimo perché i giovani non vanno in politica, perché per entrare in una sezione di partito devi fare diversi compromessi e in alcuni casi tirare anche fuori soldi. Lì c'è gente normale che è arrivata in Parlamento senza fare alcun compromesso. Chiaro, poi ci saranno errori e tutto, sono professionisti, laureati, ma politica non l'ha mai fatta, quindi impareranno ovviamente anche i trucchetti del mestiere. Io mi riferivo al fatto che Beppe Grillo ha detto: noi se non abbiamo il Premier vogliamo il Copasir e la vigilanza Rai. Non è un po' un metodo da vecchia politica quello di mercanteggiare incarichi, magari legittimi? No, perché non è un mercanteggiare assolutamente, anzi, cioè, ti faccio l'esempio del Copasir, perché ci teniamo tanto? Perché con quello noi potremmo dare pubblicità alle scelte che non ha mai condiviso e che se andassero ancora una volta dei partiti non continueremo a non vedere come cittadini. È chiaro, perché cioè non è un mercanteggiare, è l'unico modo per avere accesso a quei dati come cittadini. E secondo me gli scaffali li stanno già facendo sparire adesso, sapendo che c'è il rischio. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Buon lavoro. Grazie, buona giornata. Sta saletta fa schifo, scusate, si apre, come tutto è davvero orribile. C'è fatto caso come fai sbaglio.
se provi a trovare un accordo sbagli per questo. Se sei talebano sei talebano.